Ciao ragazzi, oggi parleremo di un argomento che mi avete chiesto in moltissimi, ovvero parleremo di obbligazioni ed ETF obbligazionari indicizzati all'inflazione. Questo è un argomento molto attuale perché, come sa chi segue il mio canale, una delle principali minacce che incombe attualmente sui mercati è l'inflazione. Quindi molti pensano, beh, se compro obbligazioni o ETF obbligazionari indicizzati all'inflazione, frego tutti e sto tranquillo. Ma è giusto? Insomma, in questo video quindi vedremo i pro e i contro di questi strumenti, in che caso sono migliori rispetto alle consuete obbligazioni a tasso fisso e in che cosa fanno peggio. Vedremo anche come funzionano gli ETF obbligazionari indicizzati all'inflazione. Insomma, cercheremo di capire se questi strumenti riescono a difenderci dall'inflazione o da un possibile incremento dei tassi, o se sono totalmente inutili. Ragazzi, al solito vi ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi non dovrete prendere quello che vi dirò come un invito agli investimento, ma come un punto di partenza dal quale partire. Vi chiedo anche, se apprezzate i miei video, di lasciare un like, se volete supportarmi o se volete continuare a vedere video simili. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Relativamente a questo topic, qual è la prima domanda che dobbiamo porci? La prima domanda a cui dobbiamo rispondere è qual è il nostro obiettivo. Solo dopo aver risposto a questa domanda e compreso come funzionano questi strumenti, possiamo capire se conviene investirci o no. Chiaramente, se neanche è chiaro qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, come pensiamo di raggiungerlo? Quindi, prima di tutto, tu cosa vuoi? Smettila di pensare a quello che vogliono gli altri. Non pensare a quello che voglio io, a quello che vuole lui o a quello che vogliono i tuoi. Tu che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Non è così Tu semplice. che cosa vuoi? Cosa significa capire cosa vogliamo? Significa che dobbiamo definire in modo chiaro qual è il nostro profilo di investitore. Vogliamo investire nel lungo o nel breve periodo? Perché più l'orizzonte è lungo e maggiori sono i rischi che possiamo prenderci. Perché se l'orizzonte è sufficientemente lungo, in teoria il mercato ha il tempo necessario per superare eventuali crisi e ritornare sui massimi. Se invece investiamo nel breve, bisogna scegliere strumenti poco rischiosi e poco volatili, se non vogliamo correre il rischio di chiudere delle posizioni in perdita. Poi, vogliamo gestire il nostro portafoglio in modo attivo per cercare di massimizzare il profitto e ridurre i rischi, o vogliamo gestire in modo totalmente passivo il nostro portafoglio, quindi in modo pigro, quindi sempre la stessa cifra periodicamente, sempre sugli stessi strumenti? Perché se siamo investitori pigri, è necessario essere sicuri che il nostro portafoglio sia robusto e bilanciato, altrimenti si possono correre grossi rischi. Se siamo investitori pigri, è chiaro che non dobbiamo sottostare agli umori del mercato. Invece, se siamo investitori più o meno attivi, e qui per me investitore attivo non intendo che bisogna fare durante l'anno 10.000 operazioni, ma intendo che in base al mutare dello scenario economico facciamo degli aggiustamenti al nostro portafoglio per cercare di ridurre i rischi ed evitare di essere presi in contropiede dal mercato. In base al tipo di investitore che decidiamo di essere, cambiano anche le scelte che dobbiamo fare. Poi dobbiamo capire se siamo focalizzati sulla massimizzazione del profitto o se vogliamo cercare di crearci delle rendite. Perché nel caso degli ETF, se siamo focalizzati sul profitto, per esempio, dobbiamo prediligere ETF ad accumulazione, mentre nel caso in cui vogliamo costruirci delle rendite e avere dei flussi periodici dei nostri investimenti, dobbiamo prediligere ETF a distribuzione. Poi dobbiamo anche chiederci se riusciamo a gestire bene l'ansia e lo stress connessi alle oscillazioni del mercato, perché se siamo tipi ansiosi, bisogna scegliere strumenti poco volatili, ma queste sono tutte cose che dobbiamo decidere prima di investire, altrimenti è meglio non investire, perché se non sappiamo gestire lo stress e poi vendiamo al minimo il rintracciamento del mercato, allora facciamo soltanto un danno. Poi bisogna anche capire quanti soldi abbiamo a disposizione per investire, perché per esempio, contestualizzando, per investire in singole obbligazioni è necessario avere un capitale più elevato. Quindi, una volta capito tutto questo, dobbiamo capire come funzionano gli strumenti su cui vorremmo investire e capire se sono compatibili con i nostri obiettivi. Come prima cosa capiamo che vantaggi offrono le obbligazioni indicizzate all'inflazione. Come sapete, le obbligazioni normali, cioè quelle a tasso fisso, una volta acquistate offrono delle cedole, quindi degli interessi, che sono uguali nel tempo, ma il vero guadagno che otterrete
è data dalla differenza tra il rendimento di queste obbligazioni e il tasso di inflazione, perché l'inflazione è da pensare come una tassa invisibile che erode i nostri profitti. La differenza tra il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso e l'inflazione si chiama rendimento reale ed è il nostro vero guadagno. Paradossalmente, se l'inflazione sarà più alta rispetto al rendimento dell'obbligazione, beh, avremo fatto un cattivo affare. Il vantaggio delle obbligazioni indicizzate all'inflazione è che possiamo dimenticarci dell'inflazione futura, perché ci garantiscono sempre un rendimento reale, pari quindi all'inflazione più un differenziale, in modo da permetterci sempre di essere protetti dall'inflazione. Non entro nel tecnico perché in base alla struttura dell'obbligazione la protezione dall'inflazione può essere più o meno perfetta, ma comunque quello che dobbiamo ricordare è che con le obbligazioni indicizzate siamo tutelati relativamente al tema dell'inflazione, quando si teme che l'inflazione futura possa avere delle crescite importanti rispetto a quelle che ci si attende oggi. Perché se l'inflazione futura è in linea a quella attesa dal mercato oggi, non ci sono grandi differenze tra obbligazioni a tasso fisso e quelle indicizzate. Comunque tra poco tutto sarà più chiaro. Bene ragazzi, ora dobbiamo distinguere due scenari. Nel primo acquistiamo un'obbligazione indicizzata all'inflazione e la teniamo fino a quando non giungerà a scadenza. In questo caso qui possiamo dimenticarci del rischio che l'inflazione vada ad erodere il nostro rendimento, come già detto, ma possiamo anche dimenticarci del rischio tasso di interesse, perché anche se i tassi dovessero aumentare e di conseguenza i prezzi delle obbligazioni dovessero scendere, se noi terremo l'obbligazione fino a scadenza ci verrà restituito quanto investito più gli interessi maturati e quindi avremo il nostro rendimento reale. L'unico rischio che corriamo è che l'emittente fallisca e per questo spesso gli investitori si rivolgono agli ETF obbligazionari, ma tra poco arriveremo agli ETF obbligazionari indicizzati all'inflazione per capire se convengono e come funzionano. Poi in realtà c'è un secondo rischio connesso al costo opportunità, ma è una finezza che per ora vi risparmio. Quindi in questo scenario non rischio inflazione, non rischio incremento tassi di interesse. Il secondo è quello in cui andiamo a vendere un'obbligazione indicizzata all'inflazione prima della sua scadenza. In questo caso qui possiamo sempre dimenticarci dell'inflazione, ma tuttavia se i tassi di interesse fissati dalle banche centrali dovessero aumentare, il prezzo delle obbligazioni che abbiamo in portafogli, come spiegato in altri video, scenderà e quindi se venderemo dopo questo rialzo corriamo il rischio di subire una perdita, perché stiamo vendendo lo strumento ad un prezzo più basso rispetto a quando l'abbiamo acquistato. Mi sono arrivate tante email dove mi chiedevate se è più conveniente acquistare ETF a tasso fisso o quelli indicizzati all'inflazione. Ragazzi, tutto dipende da quale sarà di preciso in futuro il livello dell'inflazione, che oggi non è conoscibile. Ora vi spiego perché questo punto deve essere chiaro. Allora, il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso che vogliamo acquistare in un determinato momento è dato dalla somma di due componenti: un tasso reale, cioè quello delle obbligazioni indicizzate all'inflazione, più l'inflazione attesa futura, perché sulla base delle informazioni disponibili oggi le obbligazioni a tasso fisso ci devono garantire lo stesso rendimento delle obbligazioni indicizzate, perché gli investitori non sono mica stupidi, tendenzialmente sono razionali. Non ci avete capito nulla? Facciamo un esempio. Ipotizziamo che oggi siano presenti due obbligazioni, una indicizzata e una no. Quella indicizzata vi garantisce un rendimento reale dell'1,3%, indipendentemente dal livello dell'inflazione futura. Questo significa che se l'inflazione futura arriva anche al 20%, il rendimento che vi offrirà, banalmente, questa obbligazione sarà del 21,3% nominali. Poi sul mercato oggi è presente anche un'altra obbligazione, ma a tasso fisso, quindi non si adatta al livello dell'inflazione futura. Questo bond, se l'acquistaste oggi, vi renderà fino a scadenza l'1,3% del bond indicizzato più il valore dell'inflazione attesa futura da oggi a scadenza, perché ad oggi, sulla base dell'informazione disponibile oggi, le due obbligazioni a tasso fisso e a tasso reale devono essere uguali, perché se ci fossero delle differenze gli investitori acquisterebbero l'obbligazione più conveniente, facendone incrementare il prezzo dell'una e facendo ridurre il prezzo dell'altra, in modo tale che i prezzi si riallineino di nuovo in modo da offrire dei rendimenti equiparati.
comparabili. Nel nostro esempio ipotizziamo che l'inflazione che i mercati si aspettano per il futuro oggi sia dello 0,5%. In questo esempio quindi il rendimento del bond a tasso fisso è pari all'1,8%. Quindi a questo punto voi mi chiedete: qual è il più conveniente? Beh ragazzi, vi ringrazio per la domanda, ma questo dipende dai livelli futuri dell'inflazione, che oggi, come dicevo, non sono conoscibili. Però siccome il mio è un pubblico molto esigente, a questo punto facciamo delle ipotesi e vediamo cosa succede. Ipotizziamo uno scenario in cui l'inflazione futura sarà dell'1% e che i tassi reali prevalenti sul mercato a seguito delle decisioni di politica monetaria siano pure aumentati rispetto al momento in cui avevamo acquistato i due bond. In questo caso qui il prezzo del bond a tasso fisso scenderà di parecchio a causa del duplice effetto negativo connesso all'incremento dell'inflazione e del tasso. E il prezzo del bond indicizzato? Anche il prezzo del bond indicizzato perderà valore a causa non dell'effetto connesso all'incremento dell'inflazione, ma a causa dell'incremento dei tassi, perché sul mercato ci saranno nuove obbligazioni che renderanno di più rispetto a quelle che abbiamo comprato noi, e quindi il prezzo delle nostre obbligazioni dovrà scendere. Comunque, in questo scenario qui capite bene che se teniamo entrambi i bond fino a scadenza, il bond indicizzato ci permetterà di guadagnare di più, perché il rendimento del bond indicizzato reale sarà sempre dell'1,3% a scadenza, mentre il rendimento reale del bond a tasso fisso a scadenza sarebbe dello 0,8%. Quindi il bond a tasso fisso in questo scenario qui ha fatto peggio, perché l'inflazione reale futura è stata più alta di quella che inizialmente era prevista, che era dello 0,5% nel nostro esempio, perché altrimenti il rendimento a scadenza in caso contrario sarebbe stato a vantaggio del bond a tasso fisso. Però quello che voglio farvi notare è che al momento del rialzo dei tassi reali entrambi i bond subiscono comunque una riduzione di prezzo. Ipotizziamo ora un secondo scenario: inflazione futura sempre dell'1%, ma il tasso reale scende. In questo caso la variazione del prezzo del bond a tasso fisso sarà meno marcata, perché le due forze, inflazione e tassi di interesse, agiranno in direzioni opposte. Per quanto riguarda il prezzo del bond indicizzato, poiché le variazioni dei prezzi dipendono non dall'inflazione ma solamente dai tassi, in questo caso qui il prezzo aumenterà, ovviamente se non è mutato il rischio di credito del soggetto che ha emesso l'obbligazione. Ipotizziamo l'ultimo scenario: inflazione su e tasso reale invariato. In questo caso il prezzo del bond a tasso fisso scende, mentre il prezzo del bond a tasso reale rimane uguale. In questi tre scenari il bond indicizzato ha fatto sempre meglio rispetto al bond a tasso fisso, perché l'inflazione futura dell'1% è stata più alta rispetto a quella attesa inizialmente dello 0,5%. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, come si comportano questi bond nei tre scenari in cui l'inflazione futura è più bassa di quella attesa. Considerando tutti gli elementi che vi ho dato, e se mi avete seguito attentamente, dovreste rispondere molto agevolmente. Ragazzi, ora vediamo gli ETF obbligazione indicizzati all'inflazione. Però prima vi ricordo sempre di lasciare un like se apprezzate questo video, perché mi ha richiesto davvero molto tempo cercare di renderlo semplice per chiunque. Ma andiamo avanti. Allora, gli ETF obbligazionari indicizzati all'inflazione non sono altro che ETF dove i gestori dell'ETF comprano obbligazioni indicizzate all'inflazione e dove cercano di mantenere una certa duration media. Cioè, se dicono che la duration dei titoli in portafoglio deve essere compresa tra 7 e 5 anni, significa per esempio che quando la duration dei titoli scendono sotto i 5 anni, allora il gestore venderà i titoli in questione e ne comprerà altri all'interno sempre dello stesso range 7-5. A differenza delle obbligazioni singole, quindi, questi ETF non hanno una scadenza e quindi non vale il principio che vi dicevo prima, ovvero che se tenuti fino a scadenza possiamo dimenticarci dell'effetto connesso alla variazione dei tassi di interesse, perché come dicevo, se le obbligazioni vengono tenute fino a scadenza, alla fine ci viene restituito quanto avevamo investito inizialmente più gli interessi. Siccome gli ETF obbligazione non hanno scadenza, questo principio non è valido. Con questi ETF indicizzati l'unica cosa di cui possiamo dimenticarci effettivamente è dell'inflazione. Vediamo come si comportano gli ETF indicizzati ad
accumulazione e a distribuzione al variare dei tassi di interesse. Non prenderò in considerazione l'inflazione perché, come detto, non influisce sul prezzo delle obbligazioni indicizzate all'inflazione. Quindi eliminiamo dal gioco un'incognita di rischio. Ipotizziamo che per il primo periodo i tassi di interesse restino costanti. Cosa accade secondo voi, a parità di altre condizioni, al prezzo degli ETF ad accumulazione e a distribuzione? Allora, poiché i tassi non sono variati, le cedole che pagano le obbligazioni restano costanti. Ma poiché gli ETF ad accumulazione non distribuiscono i flussi ricevuti, allora il loro prezzo tenderà ad incrementare, a differenza degli ETF a distribuzione, dove i flussi ricevuti non finiscono nell'ETF, ma vengono distribuiti sotto forma di dividendi agli investitori. Ipotizziamo che in un secondo momento i tassi aumentino. Come sappiamo, in questo caso i prezzi degli ETF subiranno un decremento che è tanto più marcato quanto più alta è la duration media dei titoli su cui gli ETF investono. Quindi entrambi gli ETF subiranno un decremento. Secondo voi cosa accadrà ai flussi obbligazionari sottostanti? A poco tenderanno ad incrementare, perché gli ETF, coerentemente con la rotazione che vi descrivevo prima, inizieranno ad acquistare man mano nuovi titoli obbligazionari che, a causa dell'incremento dei tassi, renderanno di più e quindi le cedole e i flussi saranno più alti. Ipotizziamo ora che i tassi restino costanti. Secondo voi qual è l'ETF obbligazionario che recupererà prima dalle perdite? L'ETF ad accumulazione, perché prende i maggiori flussi che derivano dalle obbligazioni e li reinveste nell'ETF. Se non ci saranno ulteriori aumenti di tassi, il tempo necessario per recuperare dal crollo precedente è pari più o meno alla duration media dei titoli su cui l'ETF investe. Quindi se l'ETF vi dice che la duration media è di 5 anni, significa che dovete più o meno tenere questi ETF per circa 5 anni per recuperare dalle perdite. Ma non è detto, perché se prima dei 5 anni ci saranno ulteriori rialzi dei tassi, i tempi di recupero si spostano ancora più avanti. Secondo voi sono meglio gli ETF ad accumulazione in questo caso? Non è detto, perché anche se gli ETF ad accumulazione ci permetteranno di recuperare prima dal crollo, almeno con gli ETF a distribuzione nel periodo di recupero continuiamo a ricevere delle rendite derivanti dai dividendi, mentre con gli ETF ad accumulazione corriamo il rischio di tenere questi ETF per anni senza possibilità di vedere un euro e potrebbe essere frustrante. Quindi quali preferire, ragazzi, dipende dai nostri obiettivi, se vogliamo massimizzare i profitti o costruirci delle rendite. Sintetizzando, il problema degli ETF obbligazionari è che non sappiamo con certezza quando recupereremo dalle perdite, mentre se investiamo sui singoli bond sappiamo esattamente quando scadono e quindi quando recupereremo quanto investito. Il vantaggio più grande di questi ETF è la diversificazione che ci offrono e il fatto che ci permettono di investire con somme molto ridotte, a differenza dell'investimento in singole obbligazioni. Tuttavia, gli ETF obbligazionari, dal mio punto di vista, sono degli strumenti formidabili, soprattutto in un contesto in cui i tassi sono alti, perché in questo modo possiamo beneficiare sia delle cedole alte, ma anche potremmo beneficiare dall'incremento dei prezzi delle obbligazioni in caso di futuri tagli dei tassi. Purtroppo, in questa fase storica, siamo in un contesto in cui i rendimenti sono bassi e in cui ci si aspetta, anche tra qualche anno, un incremento dei tassi. Prima di andare avanti, spero che a questo punto del video sia chiaro che se è meglio uno strumento indicizzato rispetto a uno classico dipende dall'inflazione futura e in particolare se sarà più alta o meno rispetto a quella che si prevede oggi. E quindi nel presente non possiamo di certo sapere quale sarà lo strumento più conveniente. Però solo con strumenti indicizzati abbiamo la certezza che nel tempo otterremo un rendimento reale. Allora ragazzi, a questo punto è chiarito cosa vogliamo, chiarito come funzionano questi strumenti, bisogna solo scegliere una strategia che sia coerente. Per esempio, se siamo investitori di breve periodo, secondo me conviene
conviene andare su un conto deposito e stare tranquilli. Se siamo investitori pigri e il nostro orizzonte temporale è di lungo periodo e consideriamo la nostra strategia robusta, è inutile farci tanti problemi e continuiamo quindi a seguire la nostra strategia. Se invece gestiamo in modo attivo il nostro portafoglio, è necessario apportare delle modifiche al fine di renderlo coerente alla situazione di mercato e ai nostri obiettivi. Per esempio, se abbiamo pochi soldi, non possiamo investire in singole obbligazioni perché non riusciremmo a diversificare in modo sufficiente. A quel punto potremmo acquistare degli ETF obbligazionari indicizzati all'inflazione e li acquisteremo ad accumulazione se vogliamo massimizzare il profitto o a distribuzione se vogliamo ricevere dei flussi. Oppure si potrebbe, che è quello che sto facendo io, accumulare i soldi in un conto deposito non vincolato che rende circa l'1%. Poi quando la situazione sarà più delineata prenderò questa liquidità e investirò in strumenti che rendono di più. Ragazzi, fare questo video ha comportato un grande impegno, quindi se avete apprezzato lasciate un like, condividete i miei contenuti e se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale. Ciao!